Bella ragazzi, qua Xirod e oggi siamo tornati con un nuovissimo tutorial. Oggi vi andrò a far vedere come scaricare Grand Theft Auto, ossia GTA San Andreas. Per prima cosa, prima di iniziare questo tutorial, dobbiamo andare in Mozilla oppure nel nostro browser di predefinito, andiamo a scaricare questo file di zipShare, che sarà GTA San Andreas by FedeTutorial.torrent. Noi facciamo download now e lo mettiamo a scaricare con un client torrent. I client torrent possono essere uTorrent, Wuze oppure BitTorrent. Io adesso vi lascio in descrizione il link di uTorrent che uso anch'io. Sarà questo qui, e a noi basterà fare download gratis e ci inizierà appunto a scaricare, come vedete, uTorrent. Io adesso, ecco, io adesso l'annullo perché tanto l'ho già scaricato. E noi lo mettiamo a scaricare con uTorrent. A questo punto lo mettiamo a scaricare e ci comparirà questo file GTA San Andreas. Non pesa tanto, 3,94 GB. Noi facciamo doppio clic, continua, e qui troveremo questo file ISO. Questo file ISO va aperto con un altro programma che si chiama Demon Tools. Io vi lascio anche questo link in descrizione, che sarà questo qui, Demon Tools Lite. Basterà fare sempre download gratis. Adesso l'unica cosa che ci resta da fare è aprire Demon Tools. Ecco qua. E come prima cosa, io adesso ho trovato già la periferica virtuale. Se voi non doveste trovarla, basterà fare, che sarebbe questa qui, basterà fare o più DT o più SCSI, che alla fine non cambia niente. Io adesso faccio più DT, inserimento periferica virtuale, ed eccola qua, mi ha creato una periferica virtuale DT. A questo punto io posso anche eliminarla perché tanto, eccolo qua, perché tanto non mi serve. Perfetto, adesso che avremo la nostra periferica dobbiamo spostare questo file nella periferica, quindi facciamo, la spostiamo e qui ci comparirà questo file. Adesso apriamo la cartella di questo file e qui troveremo, questa qua la possiamo chiudere, e qui troveremo dei file, tra cui il setup, che dovrebbe, eccolo qua. Noi dovremo fare questo setup e non questo qua sopra, questo con questa icona. Facciamo doppio clic e qui dobbiamo scegliere la lingua, io scelgo italiano, facciamo ok e qui comparirà il setup del gioco. Adesso noi facciamo avanti. Avanti, accetto il contratto. Avanti, sì. Qua facciamo installazione completa. Qua facciamo avanti. Qui dobbiamo fare no. E qui vuoi creare un'icona su desktop? Sì, facciamo sì. Anzi, no, scusate un attimo. Torniamo un attimo indietro. Facciamo avanti, no e no. Perché tanto poi l'icona sul desktop ce l'andremo a creare noi. Io adesso, quindi questa sarà appunto la cosa di installazione. E io adesso stoppo un attimo il video, faccio una breve pausa e ci vediamo quando ha finito. Eccoci tornati ragazzi. Questa mi ha appena finito di fare l'installazione, quindi noi facciamo fine. Eccoci qua. Allora, adesso noi dobbiamo fare start computer, disco locale C, programmi, andare sulla cartella Rockstar Games, eccola qua, GTA San Andreas, e qui dobbiamo andare a copiare, torniamo nella cartella di Demon Tools, dove troveremo una cartella che si chiamerà Odlum. Noi apriamo questa e prendiamo il primo file. Facciamo tasto destro e copia. Poi andiamo nell'altra cartella, tasto destro, incolla. Qui facciamo sostituisci file, continua. Perfetto, adesso avrà copiato la crack del gioco. Come ultima cosa dobbiamo andare sulla cartella text e qui dove c'è scritto American dobbiamo rinominarla. Anzi no, scusate, dobbiamo eliminarla. Scusate. Eliminiamo American e qui dove c'è scritto Italian la rinominiamo e ci scriviamo American.
Perfetto. A questo punto dobbiamo chiudere. Anzi no, come ultima cosa dobbiamo prendere questo file e fare invia a desktop crea collegamento, il file che sarà appunto l'avvio del gioco. Così per semplificarci le cose ce l'avremo sul desktop. Lo possiamo rinominare, lo possiamo chiamare per esempio GTA San Andreas. Perfetto. Ok ragazzi, adesso avremo il nostro gioco completamente funzionante in italiano. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Se avete dei tutorial da chiedermelo, chiedetemelo, io cercherò di accontentarvi. Bella ragazzi.